Bella ragazzi e benvenuti in questo video, sono Alefernati25. Oggi siamo qui su FIFA 16 Ultimate Team, il primo fantastico episodio di Road to Division 1. Come vedete qua, questa è la nostra squadra iniziale, a parte i giocatori in prestito. Tra l'altro non mi ha dato la leggenda in prestito, non so perché sono su Xbox One. Ragazzi, se qualcuno all'Xbox One è a FIFA, magari facciamo qualche partitina insieme così. E niente, ho preso dei giocatori in prestito, tra cui Ronaldo, Lewandowski, Bolasi, Rondon e Hazard. Però Ronaldo e gli altri li useremo un po' più in là, solo per le prime partite, dato che dobbiamo diventare un po' più forti. Gli altri sono, alcuni sono già forti. E niente, possiamo incominciare, non è niente di che per la formazione. Ci vediamo subito alla prima partita della stagione. Arrivo subito. Ok, eccolo là il nostro avversario, c'ha la Tenza 2. Che magliette di merda. Vabbè, devo... Niente, non devo impostare niente. Possiamo partire subito all'avventura e vedere il primo giocatore, il primo avversario lo troveremo. Ciao a tutti, praticamente in prestito, un po' come me, sarà una partita più o meno alla pari, anche se lui ce n'ha un po' di più, tipo Griezmann, là davanti Griezmann mi fa sempre paura. Ma io cercherò di riuscire a battere, oggi non riesco a parlare ragazzi, come al solito. Ciao, la messa formazione 4-3-3, incominciamo subito. Ci vediamo al primo gol che arriverà in questa partita. Comunque ci vediamo agli highlights. Highlights. Oh mamma mia, lagga subito. Lagga subito, ma c'è Hazard. Hazard 1-0. Oh mio Dio ragazzi, non me l'aspettavo. Così, pensavo fosse una cosa normale, ho detto vabbè non farà mai gol. Hazard ragazzi, Hazard. This is Hazard. Partiamo subito proprio i più forti del campionato. Non siamo partiti male. No, non puoi partire. Però c'è Thiago Silva in difesa. Quanto va a rallentatore, ragazzi, va a rallentatore! Merda! Gol di Snyder. Il nano malefico, sembra cavolo Gollum. Gollum? No, non si chiamava Gollum. Vabbè, comunque. Ci ripropone il gol ovviamente, perché è una merda e non vuole skippare. Dai, skippa. Calmini. Vai. Vai Jay Valdés. Jay Valdés. Rondon. 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 Montero. Sì. Che gol di merda. La goal line technology dice che gol. Aspettate, no vabbè, non me lo fa vedere. Un gol pazzesco di Montero all'ultimo. Non me lo aspettavo. No no, quel primo. Devo smettere di dire, non me lo aspettavo. Fine primo tempo, intanto ci vediamo al secondo. Non vedo l'ora di spaccarlo. Ha messo in pausa, è incredibile. Mi sta facendo perdere tanto tanto. Ha quittato! Come ha quittato? No. Dimmi qual è il motivo. Ah vabbè raga, mi sono messo il bonus dei 1000 crediti, che almeno faccio più veloce, ma dimmi qual è il motivo perché... Vabbè. 3 punti. Ci vediamo alla prossima partita. Seconda partita di oggi, signori. Seconda e ultima, vi devo dare un annuncio perché... dopo ho da fare, devo editare. Poi è per il bene della serie, perché il prossimo episodio vi porterò qualcosa di epico, spero. Questo qua c'è già una squadra formata che è, non mi ricordo, comunque una squadra francese, ne sono quasi certo. Così a occhio sembrava. C'è 100 di intesa, c'è 74, ma quelle di 100 di intesa adesso sono più pericolose di quella che ho io praticamente. Partiamo subito, sono carichissimo per questa seconda partita. E sempre con la nebbia, la pioggia, non ho ancora visto una partita serena. Eccolo ancora! Bravo! Ma se Rondon si sapesse girare così. Ferr! Oh mio Dio! Che gol ho fatto! Non ci credo! Un uomo dai gol impossibili! Ho fatto 2-3 video su FIFA e sempre gol impossibili. Cioè... cosa è questa roba? Incredibile. Incredibile. Oh. Vai Rondon. Rondon potrebbe essere il tuo primo gol. Il tuo primo e ultimo gol. Boom! Entra di potenza sul portiere. 2-0. Questo qua lo distruggiamo. Secondo me quinta anche questo. Zorla. Proviamo il contropiede. Si prova.
Eppla, 3-0. Troppo facile, troppo facile. Cazorla, Cazorla, in cerca della doppietta. Eccolo, 4-0. Ok, eccolo! Eccolo! Mio Dio, stavo facendo un gol pauroso! Da fermo lì, traversa. Ragazzi, se vi piace, mettete la pagina Facebook, trovate sempre sotto in descrizione. La partita abbiamo fatto 6 punti. E niente, vi aggiorno la prossima volta per riuscire tutto bella.